Ciao a tutti e benvenuti su Salotto di Sara. Oggi vorrei portarvi la seconda parte dei dupe dei profumi di acqua e sapone. Come vi ho detto l'altra volta, scusatemi se ho dovuto dividere questo video in due parti, ma la mia connessione internet va a criceti morti da un sacco di tempo e non riesco a caricare video di più di 10-15 minuti, non perché non riesca effettivamente a farlo, ma poiché ci metto più di 4 ore e a volte mi si blocca tutto e devo ricominciare da capo, è uno stress. Cercherò poi di migliorare questa linea, di telefonare, di vedere se si può fare qualcosa, se si può migliorare, perché così è uno strazio. Se avete fatto caso, nel video ci sono pochi video di durata superiore e molti li ho caricati dai miei. Ho preso video, ho preso la chiavetta e sono andata dai miei genitori, poiché anche loro abitano in un paesino, ma la loro linea è leggermente migliore della mia. Quindi, alle volte, quando ho qualche video da caricare e so che devo andare da loro a mangiare o semplicemente a trovarli, ne approfitto e gli frego la connessione ADSL per cercare di caricare dei video. Quindi perdonate se vedete sempre video di non più di 10-15 minuti, ma è proprio per esigenza mia di internet lentissimo. Scusate per questa divagazione, passiamo quindi a continuare i nostri dupe di acqua e sapone. Iniziamo con Dolce Mania, che hanno un piccolo prezzo e diversi dupe, hanno un prezzo di circa 5,50 inferiore a 5,50 per 100 ml e sono degli eau de toilette. Abbiamo Etoile, che è il dupe di Chloé Chloé, che è un profumo che non conosco, non ho mai provato nella versione originale, quindi non so assolutamente dirvi a cosa possa assomigliare. Poi abbiamo Ballet, che è la riproduzione, il dupe di Reminiscence di Rem, spero di averlo pronunciato giusto. Non conosco nemmeno questo profumo, quindi non posso parlarvene. Poi abbiamo Opera, che è il dupe di Hypnotic Poison di Dior. Come vi ho detto l'altra volta, ci sono tantissimi dupe di questo profumo e quindi dovete solo trovare quello che vi piace di più. È un profumo molto inflazionato e quindi è molto facile trovare delle riproduzioni più o meno fedeli. Quindi cercate, annusate fra quelli che vi ho detto in questo video e in altri video e selezionate quello che è più buono per voi, più buono al vostro naso e soprattutto è più buono sulla vostra pelle, perché il fatto che siano simili come profumazione non significa che sulla vostra pelle abbiano tutti la stessa resa. Quindi vi consiglio di provarli e vedere quello che su di voi è il più buono. Io per esempio ho una tipologia di pelle che tira fuori moltissimo il dolce dei profumi. Anche nei profumi più secchi da uomo dati sulla mia pelle tendono ad assumere una fragranza più dolce. Non so dirvi per quale motivo, suppongo sia una questione di chimica, ma io in chimica alle superiori andavo in maniera obbrobriosa, quindi lasciamo stare questo campo. Poi abbiamo Symphony, che è un dupe di J'adore di Dior, anche questo super inflazionato e con un sacco di dupe. Solito discorso, annusate e cercate quello che per voi è il più somigliante, il più buono e quello che su di voi sta meglio. E poi abbiamo Arabesque, che è un dupe di Acqua di Gioia. Ecco, di questo non ho trovato molti dupe anche in altre marche. Acqua di Gioia lo aveva regalato mio fratello a mia mamma. È un profumo che non mi dispiace, ma non è tra i miei preferiti. Lo comprerei, no, nel dupe né nel profumo. Se me lo regalassero lo utilizzerei, ma non è un profumo che andrei a comprare né nella versione dupe né nella versione normale. Non è male. È un profumo che io trovo però più per la stagione calda o comunque primavera estate che per questa stagione autunno inverno, però non è male, è un profumo che se non amate i profumi troppo femminili, troppo dolci, potrebbe piacervi, magari una annusatina ci può stare. Passiamo poi a tre profumi da uomo che sono della Acqua di Columbus nella versione Trinidad, che corrisponde al Terre d'Hermé. Questo profumo, se avete visto gli altri video, l'abbiamo trovato più volte nei dupe, quindi è un profumo maschile molto inflazionato che io, ahimè, non conosco, quindi non ve ne posso parlare. Poi abbiamo la versione Salvador, che è il dupe di Dior Sauvage. Non conosco nemmeno questo profumo di Dior. I profumi di Dior tendenzialmente mi piacciono molto, quindi chissà, magari potrebbe piacermi anche questa versione maschile. E infine Atlantic, che è un dupe di 1 million di Paco Rabanne, che anche questo è super 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 inflazionato, è un profumo maschile molto amato. Come vi ho detto altre volte, è un profumo che a me non dispiace, ma non è fra i miei preferiti. Passiamo quindi a qualche dupe vario preso qua e là. Ne abbiamo due di Harry Cotton. Uno è Harry Cotton for Men,
che è il dupe di Cool Water di Davidoff. Cool Water di Davidoff nella versione maschile è uno dei miei profumi preferitissimi da uomo. Quindi direi che questo qui ci farò un bel pensierone, un inno, perché l'originale ha un costo, ma è veramente veramente molto buono. Quindi se il dupe ne valesse la pena, questo qui a mio fidanzato glielo prendo. E poi c'è la Harry Cotto for Women, che è il dupe di Narciso Rodriguez for Air. Non conosco questo profumo, mi attira molto con la boccetta che è rosa, ma non lo conosco, non l'ho mai usato, quindi non so dirvi se mi piaccia o meno. Poi abbiamo due della mascalzone latino, una versione blu e una versione maestrale. La versione blu è un dupe della Abercrombie & Fitch e si chiama Fierce e non lo conosco assolutamente. E il secondo, che si chiama Maestrale, è il dupe di un profumo di Paco Rabanne, ma non One Million, bensì Invictus. Anche qui è un profumo che nella confezione originale è molto bello, però non lo conosco. Mi dicono che sia molto molto buono, quindi magari un'annusatina se ci fosse un tester, datela. Poi abbiamo un profumo della New York Yankees, che è il dupe di Acqua di Gio di Giorgio Armani, che come vi ho detto altre volte non mi piace assolutamente, quindi questo dupe è un no totale. E infine abbiamo MCS, MCS, non so come si pronunci, che è il dupe di The Squared Wood. Non conosco questo profumo né nella versione dupe né nella versione originale, quindi prendetela un po' con le pinze. E questo è tutto, questi sono i dupe dei profumi che ho trovato. Potete aggiungere a questo elenco tutti i profumi della Tesori d'Oriente, poiché acqua e sapone ha ovviamente tutti i profumi della Tesori d'Oriente. Vi metterò il link che porta al video, non mi ricordo mai, a destra o a sinistra, vi metto la freccina che vi porta al video della Tesori d'Oriente, così potete anche vedere quelli. Suppongo che da acqua e sapone ce ne siano altri, nel qual caso li trovassi vi metterò assolutamente l'elenco senza nessun problema, farò un nuovo video. Questi sono per ora quelli che ho trovato. Sicuramente di qualche altra marca mi sarà sfuggito, magari qualcosa di simile alla Tesori d'Oriente, qualche profumino, così ci sarà qualche dupe che mi è sfuggito. Piccola precisazione in fase di montaggio. In un video precedente mi è stato fatto notare che ci sono anche dei profumi della Giardino dei Sensi che sono fatti similarmente a quelli della Tesori d'Oriente come formato, però sono di questa marca e anch'essi sono dei dupe. Quindi direi che a breve potrei fare veramente un video anche su questi se vi fa piacere. Questi qui sono più che altro del reparto proprio profumeria e quindi è tutto. Se voi ne conoscete degli altri, scriveteli qua nei commenti, mi fa piacere, perché comunque qui nell'altro video abbiamo poi interagito tantissimo e mi è piaciuto davvero davvero tanto. Se la pensate diversamente, se secondo voi assomiglia a qualcos'altro, se ho sbagliato qualcosa, ditemelo senza nessun problema, mi fa piacere, perché comunque nell'altro video sono stata corretta in alcune cose e ne, cioè ne sono stata ben contenta, perché è utile sia per me che almeno mi sono corretta io e so che certe cose non ci assomigliano o hanno cambiato formulazione, che per voi che comunque leggendo potete avere informazioni più precise. Se avete altre marche di profumi di cui vorreste vedere il video dupe, di cui vi piacerebbe sentirvi parlare, anche questo scrivetemelo nei commenti. Ho in programma di fare qualche ricerca su Zara, perché ho visto che ce ne sono diversi. Io purtroppo non ho uno Zara vicino, quindi purtroppo non potrò provarli poi, però potrei fare video. Non so se si trovano ancora, io un tempo avevo diversi dupe della Comin Profumi, quindi fatemi sapere se da voi si trovano ancora, io farò un giretto qua da me per vedere se li trovo ancora, perché anche lì c'erano dei dupe davvero davvero validi e tanti. Quindi sonderò un po' il terreno e vedrò se riesco a trovare ancora qualcosa oppure no. Nel quel caso, se riuscite a trovarlo, aspettatevi anche un video su questi. Insomma, so che ci sono diverse marche che fanno diversi dupe e se mi rendo conto che questi video continuano a piacervi, andrò avanti con le ricerche e con la preparazione di video, che comunque richiedono un tempo discreto perché devo cercare tutte le immagini, ritagliarle, assemblarle, insomma ci vuole un pochino. Però se vedo che il riscontro è positivo, mi fa piacere sia a me perché conosco nuovi dupe che a me piace molto comprare, poiché non ho la possibilità economica di prendere questi profumi di marca con questi prezzi altini, che mi fa piacere anche dirlo a voi, così condividiamo e facciamo tutto assieme. Nel qual caso il video vi fosse piaciuto, lasciate un pollice su per aiutare me e il mio canale a crescere. Se vi va, commentate e se volete iscrivetevi. Io vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!